migranti e gender, la polemica continua, quei fondi sono politici, è una questione di opportunità. Smistamento posta o smistamento utenti, bassanesi rimpallati per ritirare le raccomandate. A giugno era toccato a Enego, ora a Cortina, bomba d'acqua sulla regina delle Dolomiti, c'è una vittima. Investita da un'auto, la ragazzina ricoverata al San Bassiano non è più in pericolo di vita. La denuncia fotografica in topless e bikini in Val Magnaboschi, dove morirono i nostri soldati. Grande successo di pubblico per la prima asiaghese dello spettacolo Filo Spinato nel Cuore. Campo San Piero, Lega Nord contro il sindaco per la nomina del nuovo dirigente. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta in diretta. Tanti temi, quindi è meglio iniziare immediatamente parlando e chiudendola, almeno per questa settimana, la polemica sui fondi europei destinati a progetti di danza per migranti e per la teoria gender. Sentite. Aspettiamo di capire se e come la regione toglierà patrocinio e finanziamenti a opere estate. Almeno è quanto ha chiesto l'assessore Donazzan, ricevendo in replica dal collega comunale Cunico un secco, antepone le ideologie politiche personali al bene della comunità. Ma alla base di questa vicenda c'è una decisione politica e dietro di essa ovviamente c'è un'ideologia e un'opportunità, l'opportunità di sfruttare o meno quei finanziamenti. Non c'era motivo di non prenderli, direbbe qualcuno. E invece no, si potevano lasciare lì dove erano, e cioè in Europa. Più di qualche tecnico ci ha spiegato infatti che sono finanziamenti abbastanza facili da portare a casa, proprio perché scomodi. Le inflessibili commissioni europee che su altri tipi di bandi, vedi per esempio quelli relativi allo sviluppo e il turismo, non fanno passare una virgola sbagliata, in questi casi chiudono uno se non due occhi. Perché, diciamo la verità, senza peli sulla lingua e senza ipocrisie, è difficile, in questo particolare momento economico e sociale, spiegare che si spendono decine di migliaia di euro, per esempio per l'integrazione dei Rom o, come nel caso bassanese, per progetti di danza per migranti. Quindi, sindaco Poletto e assessore Cunico, dovevate metterlo in conto. La critica politica, in questo caso, è legittima e non deve scandalizzare neanche più di tanto. Adesso parliamo di servizi, abbiamo titolato smistamento posta o smistamento utenti, sentite perché. Orari ridotti, chiusure, caos agli sportelli, è l'estate calda degli uffici postali. I mesi estivi avevano già limitato a pochi giorni l'apertura di alcune filiali o comunque a ridurne l'orario. Oggi a Bassano Poste Italiane ha deciso anche di mescolare le carte, pardon, la posta. Così il ritiro di un pacco da parte del suo destinatario non avviene più all'ufficio a lui più vicino, seppur aperto, ma a quello che la centralissima Roma ha deciso, anche se a chilometri di distanza. L'ufficio di riferimento dovrebbe essere, per il ritiro delle raccomandate, le poste centrali. E invece oggi dove si trova a dover fare il ritiro della posta? A Marchesane. Fra le poste centrali e Marchesane c'è l'ufficio di Angarano, che fra l'altro sarebbe a 400 metri da casa mia, invece devo fare 4 chilometri. E anche la posta arriva in ritardo, a bollette pure già scadute, come è accaduto a un'anziana questa mattina che dal centro è dovuta andare in via Passalacqua. Per non parlare degli spostamenti obbligati. Questa mattina andare a ritirare la raccomandata, abbiamo preso la macchina, inquinamento, visto che abitiamo in centro, inquinamento, e andare in via Passalacqua a ritirare la raccomandata. Alla faccia della mobilità sostenibile che tanti sindaci cercano di mettere in campo. E così la pagina web per lamentare disservizi sarà presto riempita. Non perderò sicuramente l'occasione per manifestare l'ingegno che hanno messo in campo per una situazione come questa. Alcune settimane fa era toccato a Enego con una bomba d'acqua che abbiamo documentato praticamente in diretta. Oggi nuovo episodio a Cortina con tanti danni e c'è purtroppo una vittima. Fu un'alluvione lampo, un fiume di fango sommerse un'intera contrada, una frana, diversi smottamenti. Enego era in trappola. Le notizie che man mano giungevano da Cortina questa mattina hanno riportato a galla le ancor fresche immagini di fine giugno. A poco più di un mese di distanza la bomba d'acqua stavolta è caduta sul cristallo, ma la tragedia solo sfiorata ad Enego ha travolto invece il bellunese. Il maltempo ha purtroppo spezzato una vita. Carla Catturani, 61 anni, medico da poco in pensione, aveva lavorato alla festa campestre del sestiere
cantiere di Alverari, Ogere, il turno era finito, pioveva, si è messa in macchina per rientrare a casa, ma la sua utilitaria è stata travolta, soffocata da una colata di... Diceva la donna che è morta. Mia cognata, cioè, pare. Ho avuto la gran sfortuna, poverina, perché era appena partita con la macchina dalla festa e è stata travolta subito, speriamo che non abbia sofferto. Poco prima di mezzanotte torrenti d'acqua e detriti sono scesi da Staolin e hanno colpito l'abitato di Alverà. Il torrente Bigontina è straripato in più punti e la velocità dell'acqua, mista a melma, ha trascinato con sé tutto quel che incontrava. Ha provocato morte, danni e distruzione. Nelle case vicine al torrente si misurano oltre un metro di acqua e detriti ai piani terra. Sono ancora tutta spaventata, dico che mi viene un infarto, un disastro. A vedere le macchine che venivano giù. Ah, io ero in casa e ho sentito inizialmente una pioggia fortissima con un temporale. Poi ho iniziato a sentire un rumore strano, come di massi che rotolavano uno sull'altro, e da lì abbiamo capito che era una cosa molto, molto grave. Non sono del posto, sono venuta stamattina a dare una mano. Sì. Non viviamo dall'altra parte del paese. Appena abbiamo sentito, stavamo andando a camminare, ho detto no dai, torniamo giù e andiamo a dare una mano. Ho modo di vedere tutti i danni, siamo saliti poi con i vigili del fuoco fino alla base della frana sulle creste e vi posso garantire che è un'autentica devastazione. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza, la preoccupazione però anche per il meteo, poco favorevole nelle prossime ore. Vi rassicuro sul fatto che ci sono milioni di metri cubi di materiale, non ho mai visto roba del genere. Allora, avete visto, una bomba d'acqua, nelle prossime ore tra altre cose anche sulla pedemontana sono annunciati dei temporali forti. Fino ad oggi però le temperature sono state veramente da record, con la siccità che sta mettendo in ginocchio le colture. C'è anche il Veneto tra le 11 regioni che hanno chiesto lo stato di calamità per il caldo che sta attanagliando da giorni la nostra penisola, e anche nel Bassanese ad essere messe a dura prova sono le coltivazioni. Con queste alte temperature soffrono tutte alla stessa maniera, diciamo che il vigneto ci sarà sicuramente un ottimo prodotto, ha esigenza di meno acqua di conseguenza rispetto a un mais che con queste alte temperature, se non si irriga, si essica subito. Diversamente da altre aree del Veneto, il Bassanese però ha una fortuna. La buona parte del Vicentino e del Bassanese, ma della provincia in generale, abbiamo anche la fortuna di avere ancora acqua e di conseguenza riusciamo a irrigare i terreni che sono irrigabili. Purtroppo per terreni dove non è possibile noi irrigare, effettivamente abbiamo problemi per le coltivazioni. La questione allora è sempre la stessa. I cambiamenti climatici stanno trasformando le stagioni. Alte temperature e aridità diventeranno all'ordine del giorno nei mesi estivi. Bacini ad oggi esistenti finiranno per non bastare. Per questo è necessario cominciare a pensare seriamente a progetti di raccolta e contenimento dell'acqua piovana. Ma come? Utilizzando anche dei piccoli bacini, ad esempio recuperando delle ex cave, oppure fanno dei piccoli bacini proprio di laminazione che allora impattano poco con l'ambiente e hanno sicuramente il suo beneficio per il territorio. Intanto in queste ore in molti sono alle prese con il loro orto, come fare allora per preservare dai quasi 40 gradi di queste ore le coltivazioni? Bisogna dare piccole quantità di acqua costanti nelle ore più fresche della giornata. Adesso andiamo nel quartiere San Vito perché la tensione nelle ultime ore è salita particolarmente, sentite perché. Area sgambamento cani e giostrine per bimbi disabili a San Vito. È arrivata su Facebook una dura presa di posizione del comitato di quartiere che smentisce Stefania Pontarolo dicendo che le sue sono fantasie e che il responsabile dell'area cinofila e del mantenimento del verde è un'altra persona. Eppure, sostiene la Pontarolo, con una mail il comitato aveva detto esattamente il contrario. Mi ha spedito un'email dove io risultavo delegata a quell'area assieme al collaboratore esterno al consiglio Manuel Moranduzzo. Questo si occupa di taglio erba, io mi occupo di altro. Però faccio presente che di quell'area, per quell'area ho iniziato una battaglia ancora prima che il Consiglio si formasse, e è una battaglia che porterò a termine fino alla fine e fino al suo completamento, indipendentemente che io faccia parte o non parte del Consiglio.
La Puntarolo non ci sta e non riesce nemmeno a spiegarsi il perché dell'attacco portato avanti nei confronti della sua persona. Sono battaglie che comunque sono per il bene del quartiere. Se dovrò rispondere di qualcosa, risponderò a tutti i cittadini che mi hanno votata. Penso che qualcuno abbia bisogno di una buona scuola di volontariato. Le battaglie, soprattutto quelle a favore dei bimbi meno fortunati, per cui vengono richieste delle giostrine specifiche, in effetti dovrebbero essere sostenute da tutti, senza se e senza ma. Evidentemente non è così. La cronaca, una ragazzina investita a Rosà, le sue condizioni migliorano fortunatamente. Gli era piombata sul cofano dell'auto, scaraventata a terra, aveva battuto violentemente la testa sull'asfalto. La 18enne di Rosà, investita ieri mentre era in sella alla sua bici, sulla rotatoria che collega via Carpellina, via Colombo a Bassano, resta ricoverata in rianimazione al San Bassiano, ma non è in pericolo di vita. Ha subito un intervento maxillofacciale e la prognosi rimane riservata. Studentessa del liceo artistico di Cittadella era stata investita mentre faceva rientro a casa da un Nissan Qashqai condotto da un 59enne residente a Carmignano di Brenta. Secondo la ricostruzione della polizia locale intercomunale del comando di Bassano, l'uomo stava viaggiando in direzione Marostica. Il padovano si è fermato immediatamente e ha soccorso la giovane. Capita la gravità della situazione, l'automobilista aveva quindi allertato il 118. Allora, adesso parliamo di una denuncia fotografica che arriva dall'altopiano di Asiago, dove c'è sempre meno rispetto per chi ha combattuto 100 anni fa. Guardate. Il cartello è fin troppo chiaro. 10 regole semplici che bisognerebbe rispettare perché quell'area evoca dolore. E invece... Queste le foto che ci ha inviato un nostro telespettatore. Angelo ci scrive: se sei nell'area cimiteriale di una delle battaglie della Grande Guerra, di quelle che hanno riempito di dolore l'Italia e di 57.000 corpi di ragazzi il sacrario di Asiago, non ti metti a prendere il sole in bikini e a mangiare i tuoi panini di fianco al cimitero inglese, sotto uno dei numerosi cartelli che, qualora la tua mente non ci arrivasse, chiede esplicitamente di non farlo. E neppure ti metti in topless per Izoma, dove la Strafen Spedition fu bloccata con il sacrificio di intere brigate in un carnaio indicibile. Provo rabbia e disgusto. Ci uniamo alla denuncia e anche noi di Rete Veneta chiediamo di portare maggiore rispetto. Rispetto quindi e commemorare ciò che è successo, come è stato fatto e come si sta facendo in queste ore sull'altopiano di Asiago, grande successo per lo spettacolo Filo Spinato nel Cuore. Filo Spinato nel Cuore. La prima guerra mondiale raccontata da più punti di vista. Grande successo per lo spettacolo messo in scena dal gruppo teatrale Il Canovaccio e inserito nella 3 giorni organizzata dall'esercito italiano ad Asiago per commemorare le vittime della Grande Guerra nell'anno del centenario. Incontri, conferenze, passeggiate storiche e questa rappresentazione teatrale che verrà replicata sabato e domenica. La cornice scenografica naturale è quella del Sacrario dell'Eiten. Cadorna. Il generale Cadorna fu con noi molto duro. Era il comandante supremo e i suoi ordini non si potevano discutere, al punto che se qualcuno non li eseguiva era destinato a morire con una fucilata al petto. Sul palco il racconto di chi ha vissuto la guerra, sul campo ma vedendola da angolature differenti, dall'ufficiale austriaco al cappellano militare italiano, dalla portatrice carnica al fante della Sassari. Un crescendo di emozioni e commozione, perché il ricordo deve insegnarci a non commettere più gli stessi errori. Lascialo andare. Bella questa iniziativa sull'altopiano di Asiago. Adesso vi parliamo e vi mostriamo le immagini di una festa speciale.
È la festa dei vicini, si scende in strada e si brinda ai buoni rapporti di vicinato in via 26 settembre a Bassano, come nel 17° arrondissement di Parigi, dove è nata nel 1999 la giornata europea di vicinato. Gli amici di via 26 settembre, in maniera molto semplice, scelgono una serata di agosto che ancora non abbia portato le famiglie nelle località di villeggiatura e si danno appuntamento in strada. Lunghe tavolate, qualche sedia e piatti caserecci. C'è chi porta il vino, chi gli spaghetti, insalata di riso, dolcetti e torte. La festa abbia così inizio, i brindisi pure, ma soprattutto spazio ai racconti, agli scambi, alle chiacchierate. In un'epoca caratterizzata dall'isolamento sociale, questa via rompe il silenzio e le brutte abitudini e brinda al buon vicino. Da una festa particolare a un'altra festa speciale con un compleanno veramente da incorniciare e da ricordare. Un tango di sottofondo, labbra tinte di rosso in armonico contrasto col blu acceso dell'abito, collana, capelli bianchi in piega. Maria Ceccon si presenta così alla festa del suo compleanno, il numero 104. Neanche me, fino a 100 che ho tirata e dopo ho cercato pian pianino di andare avanti e un giorno passa due, passa tre, passa quattro e sono arrivata fin qua. Sposata giovanissima, come era d'uso nei primi del 1900, perse anche troppo prematuramente il marito ad appena 3 mesi dalle nozze, celebrate sempre a Romano De Zelino, di dove è originaria e dove vive oggi, alla casa di riposo San Pio X Fate Bene Fratelli. Attorniata da nipoti e pronipoti, dalle amiche Bruna e Maria, con le quali condivide il tavolo del pranzo, i pomeriggi in passeggiata e le serate di musica. Adesso se che faccio va avanti e se no che faccio torno indietro. Andiamo a Campo San Piero, dove infiamma la polemica politica per la nomina di un nuovo dirigente. La Federazione Comuni del Campo Sampierese ha un nuovo dirigente, Giovanni Faverin, attualmente collaboratore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Veneta, già segretario generale nazionale della CISL Funzione Pubblica e il nuovo responsabile dell'ufficio di supporto alla presidenza della Federazione. La sua esperienza e le sue competenze sono sicuramente un valore aggiunto, ha commentato la presidente Katia Maccarrone, ma la sua nomina trova una voce critica nelle opposizioni. Noi volevamo che venisse assunto il prima possibile il direttore generale, quindi che venisse dato avvio al bando per l'assunzione del direttore, una figura fondamentale che manca da troppo tempo al nostro ente, e la giunta, su proposta della presidente Maccarone del Partito Democratico, ha invece deciso di procedere con l'assunzione di questa figura dirigenziale, che è inquadrata come dirigente, che svolgerà le proprie mansioni al 50% dell'orario, quindi part time, ma con lo stipendio da dirigente. Considerato il fatto che la presidenza è a turno annuale, quindi a rotazione, ogni anno cambia, questo qua potrà essere solo per 4 mesi, quindi non ne comprendiamo la modalità di scelta, la necessità e soprattutto la strategia. Per quello che riguarda l'individuazione del nuovo direttore dirigente, fino a giugno la norma non consentiva di rinnovarne la figura, ha concluso la presidente. Appena è stato possibile, la giunta ne ha deliberato il percorso. Credo si dovrebbe essere soddisfatti del fatto che una persona con l'esperienza di Faverin collabori con la nostra realtà di federazione, ribatte Maccarrone. Sono convinta che le polemiche sollevate siano strumentali e non dimostrano affatto da parte di chi la esercita la volontà di lavorare a favore della nostra unione. È tutto per questa edizione di TG Bassano. Questa sera tornano le puntate dedicate al referendum sull'autonomia con Stefano Poggi, che è il presidente del Comitato Veneti per l'astensione. Quindi sentiremo anche le ragioni di chi dice di non andare a votare il 22 ottobre. È tutto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata. A presto. Le previsioni per domani: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, tendenza all'aumento della nuvolosità nel corso della giornata a partire dalle zone montane fino a cielo nuvoloso in serata, probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale a iniziare dalle Dolomiti dalle ore centrali, in estensione alle Prealpi, pedemontana e localmente, specie in serata, alla pianura.
temperature massime stazionarie in pianura, in calo in montagna, minime in calo specie in montagna e raggiunte in serata, venti in pianura in prevalenza nord-orientali con rinforzi sulla costa in serata.